Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro dell'Interno, signor Presidente della Scuola, Giorgio Lattanzi, Procuratore Generale e Direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. La Scuola festeggia oggi il suo decennale con l'inaugurazione di una nuova splendida sede nel cuore di Roma, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La destinazione di questo immobile alla Scuola della Formazione dei Magistrati Operatori di Giustizia ha un altissimo valore simbolico e culturale, anche per la sua intitolazione a Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, ucciso il 23 giugno 1980 per le indagini che stava conducendo sui legami tra organizzazioni terroristiche eversive e criminalità romana. Una sede di rappresentanza in un luogo di così straordinaria bellezza nel centro di Roma è davvero un valore aggiunto anche per lo sviluppo delle relazioni della scuola con altre istituzioni nazionali e internazionali. Il Presidente Lattanzi può confermare quanto tutti noi possiamo testimoniare circa l'attenzione sull'attività della nostra scuola da parte di molti operatori, di molte istituzioni in Italia e all'estero. Non ci potrebbe essere un luogo più adeguato, più adatto ad ospitare delegazioni anche straniere e sviluppare relazioni istituzionali internazionali con ricadute positive per la formazione dei nostri magistrati e per lo scambio dei saperi e di esperienze con altri colleghi di altri paesi. La presenza nel centro di Roma vuole anche essere simbolo del dialogo tra la scuola e tutte le altre istituzioni della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero stesso, gli alti vertici della magistratura ed è qui, a un passo dal Quirinale, luogo di suprema garanzia della magistratura tutta. L'attività della scuola sta diventando sempre più importante e strategica. Sappiamo che quasi ogni giorno, anche in questo momento, in una delle sedi della scuola si svolge qualche corso di formazione per i magistrati in tirocinio, i giovani a cui va sempre la nostra particolare e affettuosa attenzione, oppure per i magistrati ordinari già in servizio. Questa attività della scuola è davvero straordinaria per la quantità e per la qualità della quale dobbiamo essere grati a chi oggi e in tutti questi 10 anni ha avuto la responsabilità della gestione e dello sviluppo della scuola. Permettetemi a questo proposito un ricordo particolarmente pieno di affetto e di riconoscenza verso il suo primo presidente, il mio maestro Valerio Onida, che tenacemente ha creduto in questo progetto e si è dedicato alla sua realizzazione, superando inerzie, diffidenze e resistenze. Ci credeva davvero in questo progetto e ha combattuto strenuamente, un po' per la sua convinzione sull'importanza della formazione, un po' per il suo amore alla magistratura e a tutto l'ordine giudiziario. La formazione della magistratura è di crescente importanza, specie in una fase di grande innovazione e di riforme. Sarà indispensabile un'intensa attività di aggiornamento per tutti i magistrati in vista dell'entrata in vigore delle riforme in corso di attuazione, quella del processo civile, quella del processo penale, della crisi d'impresa. Ma sarà necessario anche un supporto della scuola per accompagnare la grande trasformazione delle modalità di svolgimento dell'attività degli uffici giudiziari, che oggi e in futuro sempre più passerà attraverso la digitalizzazione e abbiamo bisogno di imparare a utilizzare al meglio queste grandi potenzialità della tecnologia, tutti. E anche le nuove modalità organizzative, lo abbiamo detto tante volte in questi mesi, in cui il giudice si troverà sempre più a svolgere il suo compito in modo corale, con la collaborazione soprattutto dei giovani dell'ufficio del processo, oltre che di tutti gli operatori del mondo della giustizia. D'altra parte,
la specializzazione del giudice, soprattutto in alcuni settori di particolare complessità, può essere conseguita soltanto con l'apporto della scuola, aperta a favorire l'indispensabile incontro del diritto con altri saperi. Perché, come ammoniva un grande giurista, Francesco Carnelutti, chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto. Pensiamo a settori diversi, tutto il mondo delle imprese, la crisi di impresa che chiede una grande conoscenza di saperi che vanno oltre quelli giuridici, ma anche in ambiti completamente diversi, il crescente contenzioso in materia di famiglia, di rapporti interpersonali e sulla violenza di genere. Ho chiesto ripetutamente al Presidente Lattanzi di portare attenzione alla formazione in questi ambiti che richiedono davvero una nuova mentalità nell'affrontare controversie così delicate e così rilevanti nel nostro oggi. Ma la scuola è anche un luogo di comunità, dove il singolo magistrato coltiva rapporti con colleghi provenienti da tutto il territorio, con esperti, con giuristi di diversa estrazione. Oltre ai giudici, anche professori e avvocati e tante altre professionalità danno il loro apporto ai nostri corsi. È un luogo di incontro e anche di apprendimento orizzontale attraverso lo scambio di esperienze tra diversi uffici. Parlando ai MOT, lo scorso 30 marzo il Presidente della Repubblica sottolineava che, cito, nella decisione non si è mai soli. Oltre al conforto degli studi, il magistrato è espressione dell'ordine giudiziario al quale appartiene e la sua decisione sarà sempre più resistente e comprensibile quanto maggiore sarà il livello di confronto e la condivisione di cui si è potuta avvalere. La solida preparazione del magistrato, la sua statura culturale sono il primo presidio della sua effettiva indipendenza. La scuola è presidio reale dell'indipendenza dei giudici da questo punto di vista. È il luogo in cui l'autorevolezza e la credibilità del giudice sono costantemente corroborate e con esse la qualità del servizio giustizia. La Commissione europea, nei suoi rapporti sul rispetto della rule of law, non si stanca di ribadire che indipendenza, qualità oltre che efficienza sono principi inscindibili e mutualmente interconnessi. Di qui l'importanza, non solo per l'amministrazione della giustizia, ma per tutto il Paese, del ruolo svolto da questa importante istituzione. Importanza che è testimoniata anche dalla sua presenza qui oggi, signor Presidente, e di questa attenzione e sensibilità ancora una volta la ringraziamo.